Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Cazzo è? Le tendenze da settimana! Non ci sta! Ma è lì! Ma dove? Non lo vedo! Sei cieco, più votati! No, non ci fate altri meme, porco dio, avete rotti i fascismo, coglioni. stai calmo! Che manata! Lo so, raga. Hai c'è la chat doppia! Ragazzi, come ho sempre detto, ragazzi... Fatto un caso? L'ha fatto, Cibè. No, Cibè, no, Cibè, Cibè. Poi da qua, Cibè l'ha fatto forte. Cibè, ma ho capito. Ha fatto un caso? Tiralo su, ha fatto un caso. Guarda, questi vizi sono fatti davvero. Fallo forte, Cibè. No, no, ma... Ma tiralo su. No, no, Cibè, no, Cibè, no, no, Cibè. Vabbè, no, ma fammi fare Nina Nanna, sì, dai. Cibè, da me palle. Oh, bello, mi piace. Oh, è da tanto tempo che ne volevo Nina, 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 Nina. Ma è mia sorella, guarda quanto è bella! Come fate a non guardarla all'infinito? È meravigliosa! Ma dove sono? Afghanistan, my man! Ma tutti i Filippo, tutti quelli che si chiamano Filippo sono dei rincoglioniti, è pazzesco! La chiama Gilbert? Sono un po', sì, devo essere onesto, sono un po' preoccupato, ragazzi. Cioè, Gilberto il nano, non lo cioè, so. Cioè, Dario Moccia si fa bannare per contenuti sessuali, poi torna in stream e parla della luna. Cioè, mi sembra, porco Dio, San Giovanni che copia le canzoni. Mi sembra, non lo so, mi sembra coso, quello accanto alla tipa con i capelli blu. Quella che arriva, lei, una stangona, 6 metri di donna, arriva, come si chiama, Gazzelle. Gazzelle così, sembrava che stava a scendere le scale. Eccomi! Buonasera a tutti, sono Gazzelle. No idea of why this happening, because I had OBS opened for at least 1 hour and it was all okay. I started the stream and for some reasons at the moment the stream is so fucked up. It looks like I'm fucking on stream because it's the possibility of the life. Sì. I'm so calm, matey, I'm so calm. Okay. È disgustoso e poi rompono il cazzo a me in live. Ma come vi permettete di rompere i coglioni a me in live? Ah, ma ci sta mia madre. Aspetta. Tra le tante cose che mi vergogno a fare in pubblico, quella peggiore è aprire un ombrello. Non ha senso questa cosa, però mi vergogno troppo ad aprire. Saluto sempre a Marta, la mia migliore amica. Terribile comunque, veramente. Ma siamo entrati in discussione. Prendono il cazzo, lo tirano, iniziano a fare con 2 dita così finché non spunta la vena maestra e poi pungono, è stupendo. E mi viene da chiederti se l'hai visto in stream a questo punto, Dario, una roba del genere, perché sei abbastanza abituato. Questa è la famosa puntura della giusta. Beh, oh, però è strano, non ci hanno bannato per l'esame transrettale, però mi hanno bannato per l'esame giusta che sbatte le palle sulla coscia. Dai, che mi hanno dato 2 giorni perché mi sono messo a fare i rate sui cazzi delle persone a me, quindi... Oh, bello! Oh. Guarda che grimbo ne sa! Oh! Oh, perché ti sei stilo prima così? Dico che non riesci a fare, mi prendi in giro? Ma sì, ma poi ti pare che va a fare la brutta figura? Oh! Cioè, ma poco Maio! Non cadrà mai ora la palla. Oh! Non c'è modo per il quadro. È incazzato nero adesso, ragazzi! Oh! Grande, sì, sì, una cosa così, sì. Non lo so, Manu. Male. Mi sembra che inizi a dire. Mi sembra che Filippo dice cose più sensate delle tue ormai. No, fratello, no, ma non esagerà. Cioè, è sempre Q Filippo. Effettivamente. In ogni caso, vabbè, grazie mille, ragazzi. Cosa vuol rendere? Grazie. No, sì, Alex. No, tranquilli. Alex, non lo puoi scrivere. Poverina ragazzi, non riesce più a streamare. Che simpatico, Blur. Ma tutta vecchia comunque. E toccati comunque le zine, che questa era... No, se ho esagerato. Scusatemi, era... Madonna, si è leccata lì. Mi vede bene, se no mi vedete tutti così. Mi dispiace. Ma guarda, sti figli di una puttana bastardi, porco Dio, da inculare calza a sangue. Da inculare a sangue. Non
mette più a fuoco. Metti il focus manuale ZIOPER. Non mette più a fuoco. Non si streama. Non si streama, zi. Ha messo a fuoco fino adesso. Fino adesso. Fino adesso io ci ho avuto. Dalle 20, dalle 8 di sera, io ho avuto OBS aperto a fuoco. Ho avviato la stream, è andato non a fuoco. Cioè, io ti giuro sulla puttana di quella schifosa Madonna. Madonna, ma perché? Perché? Che cos'è che gli dà fastidio? È per caso la stecca del microfono? No! Non c'è modo di farlo mettere a fuoco! Le luci! Le luci! Capito? Ma che è successo, frate? Ma gli ha imboccato il padre ad... Ma guarda che gancata del padre, sì! Bellissimo, siamo morti tutti quanti. L'ha gancato, ma poverino, perché era tardi, immagino. Questa cosa da suonatore di pianoforte, ragazzi, la posso capire. Che era. Va bene, capo. Cazzo, un saluto. Se non li mette, se non li sente back to back, non ci fai caso. Perché, ma voglio provare a capire la situazione qual è. No, non la noia. Che come cazzo si chiama? Rondine. Cioè, frate, boh, non esiste più. Ah, eccolo. Boh, regà. Nonostante tu sia la mia rondine. Anzo signore, stasera prometto che non ci mai gani tu c'è una volta. Che non me ne fuglio quando vena morto. Non tocco questa raggio solo che. Nada, però te giuro non. I ventunesimi ci stanno. Ma chi sono i ventunesimi? ma basta, è da prima. Cioè, ma sto Sanremo è disgustoso. E poi rompono il cazzo a Milla. È celibato con dei trans. Che per carità non c'è niente di male, eh. Assolutamente. Il Joy Boy! Il Joy Boy! Sì, no, cioè è stata una conversazione con Dario in stream, piuttosto strana, onestamente. Con le drag queen. No, con le drag queen, ah, vabbè. Non chiederò cosa cambia. No, no, ragazzi, non, no, Flavio 61. No, ragazzi, se avete un minimo di orecchio, il live di Joliet faceva vomitare. Ha fatto vomitare, è stato disgustoso. E non è perché era napoletano, ma semplicemente perché era una merda. Era una merda. Io non riesco a capire come sia possibile. Cioè, poi il resto la canzone, quella normale, ok, tutto. Ma nei duetti, cioè il live del duetto dei Joliet è probabilmente il più brutto live che io abbia mai visto in tutta la mia vita. E sono stato al live dei Coez a Trastevere quando se lo sentivano un 23. Una pischella si sentì male per quanto faceva schifo, svenne. E la dobbiamo salvata prendendogli la lingua e tirandola praticamente fuori dalla bocca. Oggi rischio la vita. No, non rischio la vita, ragazzi. È molto semplice. Cioè, ma come fate a dire? Come si fa a dire che non faceva vomità il live de Joliet de duetto? Fagli una ninna nanna. Gilbert. No, no, adesso no. Ma lo direi. Ma a me mica me ne vergogno. L'avrei detto subito. Fagli una ninna nanna, Gilbert. Gliela fai a fare. Dai, che pesa, ti faccio spazio pure io. Fagli una ninna nanna live. Te becchi una ninna nanna, frate. Gira, non ho fatto caso. Come cazzo fa? Ma non ce la fa. No, Gilbert, ma come fai? Ma non ti tenere sulla sedia. Che cazzo ti tieni sulla sedia? Fatti fare ninna nanna. No, Gilbert, ma ce la fai? Oh, fagli una ninna nanna. Ninna nanna, no, guarda. Ah, un bebè. Che cazzo di chi li hai? Dio santo. Niente, però... Dammela senti? Dammela! Quattro giorni di no stream per aver cantato Sei nell'anima estrema. Mi sono venuti noduli alla gola. Vabbè. Gianna Nannini comunque, ragazzi, ecco, tra Mahmood, Irama e Gianna Nannini, non so chi sia su chi, cioè, boh, non lo so.